Noi non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare. Nel momento che poi abbiamo queste qualità che ha mostrato il nostro attaccante, con la squadra che l'accompagnava in ogni situazione di gioco, con il sacrificio di tutti, allora è venuta fuori una delle partite forse più belle della categoria. La classifica sorride al Cassino, sicuramente un secondo posto molto molto importante che però ecco dovrà mantenere, no? Beh, come si dice, il difficile non è arrivare primi ma è restarci. Noi ce la metteremo tutta non tanto per mantenere un primo posto o un secondo, ce la metteremo tutta a poter vincere le partite che si presentano domenica dopo domenica. Sappiamo che è durissima perché tanti giovani dovrebbero fare la differenza fuori casa, dove ci vuole un po' più di cattiveria, un po' più di esperienza, quello che ci manca. Se questo lo possiamo mettere a braccetto con la tecnica e tattica che facciamo tutta la settimana e le qualità dei giocatori, ci possiamo divertire fino all'ultima giornata. Noi facciamo la corsa su Cassino e credo che a fine stagione la classifica ci può sorridere, non so a che posto ma ci può sorridere. I tifosi chiedono qualcosa in più però, Franco, di portare magari questa squadra un po' più in alto, dove già è stata naturalmente. Lo so, noi è quello che vogliamo anche noi, però giustamente è difficile, cioè, ci sono delle squadre comunque accreditate, noi ce la stiamo mettendo tutta dall'inizio, è chiaro che però purtroppo non sempre puoi chiedere il massimo a livello dell'impegno in settimana ai ragazzi, perché comunque c'è chi lavora, chi comunque deve portare lo stipendio a casa, però questo gruppo sta dimostrando veramente una passione che va oltre i soldi.